il tessuto del territorio immortalato da una scultura. Una grande V di 10 metri per 7 tonnellate che verrà installata alle porte di Vallobiadene. Oggi siamo qui 24 ottobre perché è la ricorrenza della data di nascita del maestro Simon Benetton. L'opera la vediamo per la prima volta alzata e è maestosa, insomma, sono quasi 10 metri di altezza di questa grande V, volontà di credere. Sarà posata, spero a breve, manca poco, per completare quanto necessario per posare a Valdobbiadene questa grande opera d'arte, che per me è un regalo, l'ultimo regalo che il maestro ha voluto lasciare ai valdobbiadenesi. La sua vita è sempre stato molto legato alla città di Valdobbiadene e ai valdobbiadenesi. Pensare che questa è l'ultima o una delle ultime sue opere realizzate in vita è emozionante. Ha voluto lasciarci questo grande regalo per farci riflettere sulle nostre origini, su quello che può essere l'attaccamento alla nostra terra. Molti si sono resi disponibili anche dando contributi per il completamento di questa opera. L'iniziativa, va detto, è un'iniziativa privata. Il comune, diciamo, ha fatto sì che l'iter amministrativo andasse avanti, ma va dato il merito a chi ha voluto il concretizzarsi di questa opera d'arte Valdobbiadene. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di questo obiettivo importante non solo per noi e per chi ci ha preceduti, ma anche per i nostri figli. La scultura in ferro battuto, una delle ultime opere realizzate da Simon Benetton, è stata presentata martedì 24 ottobre presso gli stabilimenti Zanatta di Giavera del Montello. Presenti all'evento l'amministrazione comunale di Valdobbiadene e tutto il team che ha collaborato alla progettualità della posa. Abbiamo scelto questa data perché il 24 ottobre del 1933 è il giorno in cui il grande maestro è nato. E visto che quest'opera rappresenta la genesi in fatto di germinazione della pianta che nasce dal terreno, un tributo alla vite, in realtà, come potete notare, ha tante V, sono tante V che creano un'unica V, quindi la V di vita, di vittoria e di progresso che è di Valdobbiadene, di volontà di credere che è appunto la coesione, il titolo dell'opera che rappresenta la coesione umana di un territorio e che si riconosce in un unico simbolo. Il cantiere verrà appunto inaugurato a gennaio, verso fine gennaio del 2018 e quindi noi contiamo che entro giugno di poter realizzare tutta l'opera. Tante V che rappresentano un'unica entità, quindi la V come germinazione della vita, ma poi la cosa incredibile, e cerco di essere breve, è che i tralci della vite si vedono nelle sommità e tutto questo ventaglio rappresenta in realtà, rappresentano le frazioni di Valdobbiadene, dove viene raccolto l'uva, viene raccolta l'uva che è il frutto del dio Bacco, quindi Bigolino, Guia, Santo Stefano, San Floriano, San Giovanni, tutte le frazioni che sono sei, si aprono con sei ventagli che sono appunto le frazioni. Poi l'opera è magica perché sono 7 tonnellate ad un'altezza di 10 metri, ma con il vento si muove. Quindi la cosa straordinaria che ha voluto rappresentare Simon Benetton è quella di ricreare quella tipica luce di ombre e luci che si percepisce quando un essere umano attraversa i vigneti, grazie al vento si muovono le foglie delle vite e così si deve muovere anche questa scultura di 7 tonnellate. Ed è una cosa a mio avviso straordinaria perché solo un genio come Simon Benetton poteva immortalare attraverso un'icona proprio il tessuto di un territorio.